Dove andate? Allora, questo più che balza sul campo è un backstage. È un backstage perché adesso voglio farvi vedere dove lavoriamo noi. Questo è un pulmino e balza sul campo, la mia rubrica su YouTube. Ecco, questo è il pulmino dove vengono assemblati tutti i servizi al pomeriggio. Lui è Giuseppe, il montatore. Giuseppe, montatore di servizi, bravissimo. Con quale abbiamo realizzato il servizio di questa mattina. I nostri produttori, c'è cioè Luca Festa, qui, attenzione, ecco tutti i nostri produttori. È una specie di backstage, insomma, vi ho fatto vedere come va. Ah, questo è il cestino, è la nostra cena del post partita, anche perché non si trova a posto da altre parti. Chiusa questa parentesi di lunga premessa, balza sul campo e si occupa ovviamente della partita. Ma attenzione, un'altra premessa devo fare. Un grazie e un saluto a tutti gli amici di Twitter che mi hanno seguito durante la partita. Io ho cercato di aggiornarvi, ho fatto una specie di bordo campo. Aspetta che adesso siamo veramente fuori dalla luce, siamo proprio al buio. Eccoci. E un grazie a tutti gli amici, dicevo, che mi hanno seguito su Twitter, vi ho fatto una specie di bordo campo, spero che vi sia piaciuta questa esperienza. Ho potuto farla stavolta perché la mia postazione era proprio a ridosso della panchina di Allegri, quindi ho potuto praticamente osservare molto molto da vicino, ero praticamente seduto dietro di lui di un paio di metri, tre metri. Allora, vittoria importante, anche se non determinante, anche se non decisiva, perché ci sarà ancora una partita ovviamente contro l'Atletico Madrid che nulla regalerà alla Juve, ma insomma sono state create da parte dei bianconeri è stata creata la grande opportunità di accedere agli ottavi di finale. Primo tempo molto da rivedere, nel senso che poca incisività, poca aggressività, squadra che attaccava poco gli spazi, quindi aveva un po' perso il controllo della situazione, ormai l'aveva avuto come lo ha normalmente in campionato. Nel secondo tempo la situazione si è decisamente ribaltata, anche perché penso che Allegri li abbia un po' ribaltati negli spogliatoi, e si è vista una squadra veramente autoritaria, padrona del campo, che avrebbe dovuto e potuto diciamo così chiudere la partita prima di quanto ha fatto dopo il vantaggio iniziale di Llorente, autore di un bellissimo gol, ma autore anche di un errore sotto porta, quel colpo di testa che doveva essere sfruttato in maniera diversa, poi un po' di imprecisione come nel caso della traversa di Morata, e non parlo mai di sfortuna in questi casi, sono sempre tiri sbagliati. La traversa o un palo che sia, sono tiri sbagliati, e poi è arrivato il gol diciamo liberatorio di Tevez nel finale, che ha consentito alla Juve di ottenere questa vittoria importante, che fa sicuramente morale, perché è importante che la Juve, è importante in generale che tutte le squadre italiane ritrovino una certa, così, come si può dire, dimensione anche a livello europeo. La Juve questa sera l'ha ritrovata, non vinceva fuori casa dal 12 febbraio del 2013, l'ultimo gol fuori casa lo aveva segnato proprio Fernando Llorente in casa del Real Madrid, veniva da 4 sconfitte consecutive in trasferta, insomma direi che c'è stato un deciso cambio di tendenza questa sera, però tutto è naturalmente ancora da rinviare al 9 di dicembre, alla partita con l'Atletico Madrid che, ripetiamo, non regalerà nulla, la Juve dovrà conquistarsi ancora questa qualificazione. Allegri ha detto ci teniamo ad arrivare primi, è normale, è giusto che dica così, perché la Juve è una grande squadra, comunque in generale deve puntare al massimo dei traguardi, però insomma credo che se dovesse comunque pareggiare con l'Atletico potrà dichiararsi ampiamente soddisfatto per questa prima parte della stagione. Si vedrà, io adesso per il momento vi saluto. Alto scorso, le luci che si stanno spegnendo, alto mezzo. E qua praticamente da Malmo, che mi aspettavo sostanzialmente più fredda, perché effettivamente poi la temperatura è del tutto sopportabile a dispetto dello sciarpone che vedete al mio collo, e da Malmo vi dicevo è tutto per balza sul campo. Ciao a tutti, ciao Meg, ciao ciao ciao.